5 anni fa ho creato un secondo account di Fortnite e oggi lo aprirò di nuovo dopo anni per scoprire che skin e oggetti sono nascosti in questo profilo. Eccoci qua, 5 anni dopo. Questo account l'ho creato nel 2018 per trollare un po' di nabbi in lega aperta. Vediamo che skin ci attendono. Reagiremo a 10 account in questo video, tra cui tutti i miei account, quelli dei miei amici e anche quello di un ex pro player. Vediamo quali segreti nascondono questi profili dimenticati. Ok, abbiamo Goku Black, ragazzi, 150 V-Bucks, perché se non mi sbaglio, quando andiamo nell'armadietto, sì, ho usato questo account per registrare una challenge nel capitolo 4, stagione 2. Infatti ho tutto il pass battaglia più la skin gratis del capitolo 3, stagione 1. Questa non so perché ce l'ho, ragazzi, non ho idea del perché ce l'ho. Però, se non mi sbaglio, qua tra gli ombrelli, ecco qua, la prima vittoria l'ho ottenuta nel capitolo 2, stagione 2. Questo account, appunto, ragazzi, non ricordo che è bello, bello vecchio. L'ho utilizzato nel capitolo 4, però è vecchio. Prima vittoria, season 2, capitolo 2. Ma ci dovrebbe essere qualcosa di molto molto interessante, non nei picconi, bensì nelle emote. Eccole qua, in alto la coppa, ragazzi. Questa è l'emote per la vittoria della Premier del Liverpool, ragazzi. Uscì solo quando il Liverpool vinse la Premier. Guardate qua, Liverpool Champion. L'ho shoppata, non so per quale motivo, ce l'ho solo su questo account, un'emote rarissima. Forse se quest'anno il Liverpool vince di nuovo, può darsi che riusciranno nello shop. Non lo so, andiamo a reagire. No, 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 che dico? Andiamo a vedere in carriera, ragazzi, che cosa dico? Andiamo a vedere questo account, quante vittorie ha. 13 vittorie con 3 media eliminazioni, 356 kill in 110 partite, ragazzi. Interessante. E ovviamente andiamo a mettere quel codice Callario nel negozio oggetto. Sono 50.000 anni che non apro questo account. Il codice andava messo. Eccoci qui nell'account di Gino. Alcuni di voi lo ricorderanno per dei video nel capitolo 2, perché è stato il mio editor per un po' di tempo. Sta usando la skin di Go, un grande fan di Dragon Ball. Andiamo subito nell'armadietto. Oddio, Dio! Ok, ok, guardate qua cosa c'è, ragazzi. Ah, il mago! Me l'ha messo così subito per flexarlo. Stagione 1. Avete capito? Al signor Luigi, ragazzi. Ok, ma continuiamo a vedere le skin. Ha un bel po' di skin. Tutto il set ombra perfetta. Ovviamente tutte queste skin si scoppate col codice Callari, immagino. Baranita Polare, vabbè, le skin gratis. Ha Eminem, ok, ha The Weeknd. Un sacco di skin della Marvel, ragazzi. Ovviamente la skin di Dragon Ball, Goku, tutte quante le altre. Capitolo 4, ce le abbiamo. Abbiamo Vegeta, eccolo qua. Lord, c'ha tutto Dragon Ball. Pure Black, ragazzi. Ragazzi, ma quanto shoppi, Luigi. Ragazzi, scudiero blu. Avete capito? Vediamo se abbiamo qualcosa di estremamente raro. Eccola qua, leader squadra blu, ragazzi. Stagione 2, esclusiva PlayStation. Molto, molto interessante. I due scudieri della stagione 2. Fan di Zenzero, ce l'hai? No, non, è vero, il fan di Zenzero non c'ha lo stile G. Scusatemi, ragazzi, sono un attimino scemo. Omega, ok, Omega. Andiamo a vedere se hai le luci. No, non ha le luci. Come emote super popolare, ragazzi. Hang loose, do see slide. C'ha un botto di emote icon. Ha migliori amici. No, quanto sfondo, io non ce l'ho. Però quindi vuol dire che ha pure il take DL. Cavolo, ragazzi, cavolo. Il pony OG. Ok, cioè no, scusate, non è questo il pony OG. È questo qua che ovviamente, ragazzi, lo ha. Andiamo a vedere un pochino le sue statistiche, ragazzi. Solo 32 vittorie in singolo con 2668... 88, non so nemmeno leggere. E 3144 kill. In squadra 48, nessuna vittoria a tre cifre. Deludente, ma ancora più deludente perché non ha nessuna mappa di Callari tra le preferite. Male, 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 dobbiamo rimediare. Oddio! Non ha nemmeno il codice! Mostro! Ragazzi, siamo su un account assurdo adesso. Ho appena riscattato il Boogie Down. Non ho fatto il tempo a registrare, ma vedete che ha questo colore qui con il daltonismo. Perché questo account lo utilizzavo nel capitolo 1 per andare a trollare i nabbi in arena lega aperta e finire il pass battaglia a questo mio amico. Ed è qui che ho fatto la partita in singolo con più kill della mia storia, 28 kill. Non so se sono riuscito a trovare l'immagine con lo screenshot. Bellissima, ragazzi. Allora, prima di tutto, abbiamo una mappa... Oddio, qua non si vede.
Abbiamo una mappa di Callari tra i preferiti. Top, top, top. Ma adesso andiamo a scoprire l'arma dieta. Abbiamo Gojo come skin principale, perché il proprietario di questo account è un gran fan di Jujutsu Kaisen, ragazzi. E poi guardate qua, tutte skin del capitolo 1. Come detto, giocava tanto nel capitolo 1. Non molte skin, però abbiamo decisamente... Ecco qua, il pacchetto da 5 euro, ragazzi. Il secondo pacchetto della storia di Fortnite. Molto, molto raro questo qua. Quindi questo account comunque nasconde roba interessante. Lusso, questa è la skin con la quale ho fatto le 28 kill in singolo. Andiamo a vedere le statistiche. Eccole qua, 112 vittorie reali, ragazzi. Probabilmente la metà sono state le mie. E abbiamo 1082 eliminazioni totali. E se sentite, ragazzi, un attimo che balzo, questa musica della lobby la misi sempre io, perché tryhard su questo account in season 8, capitolo 1. Tornando di Travis Scott, ragazzi, grande fan di Travis Scott. E anche lui è molto di Travis Scott. È molto del marshmallow. È molto super popolare. Vediamo se ha qualcosa di OG. Rompicollo, ci sta, ci sta. C'è il Tech DL. Ha quello di Natale, quindi no. Lost Marat, questo è raro, ragazzi. Questo è bello raro. Questo è uscito solo in season 6, è stato per pochi giorni disponibile, gratis. E la sua prima vittoria è stata in season 5, ragazzi, perché non ha l'ombrello della season 4. No, ce l'ha? No, palesemente stagione 5, primo ombrellino. E anche lui sbaglia qui. Anche lui sbaglia qui. Codice Callari, signori, dai. Eccoci qua l'account di mio fratello, ragazzi, che sta rockando la skin di The Weeknd. Andiamo subito a vedere l'armadietto. Cosa ha? Ok, un po' di skin recenti, non tutte tutte, ragazzi. Ha Goku. Ok, interessante. Spider-Man, scendiamo, scendiamo. Cartonno. Fai vedere una cosa di cartone. Hai cartone? Oddio mio, quanto odio Fortnite. No, nah, solo questi stili di cartone, ragazzi, davvero. Poco, pochi stili di cartone. No, 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 non ha tryhardato. Bananita dorata ce l'ha? Non credo proprio. Non ha bananita dorata, ovviamente. Ok, interessante. È il compagno di volo, che è questo qua rarino. E le luci di Omega, tutte quante sbloccate. Vedete, si tryhardava, ragazzi, si tryhardava. Abbiamo Ranger dell'amore, stagione 2, mio fratello molto G, fra l'altro è stato mio fratello a farmi scoprire Fortnite, perché ci gioca dalla season 0, ragazzi. Ok, non ha shoppato nulla di rarissimo, tranne la gente ribelle. Ok, non sapeva avesse questa skin, molto bella. Non ha il codice Callari? Brutto. Ma dicevo, non ha scelto skin come la Gold Trooper o la Skull Trooper, che avrebbe avuto gli stili OG. Infatti, ovviamente, ragazzi, ha l'ombrello. Fiocco di neve per la vittoria. E tra i preferiti teneva solo Meme 1v1. No, andiamo, andiamo a rimediare, ragazzi. Andiamo a rimediare, ovviamente. Gaming Legends. Ovviamente, come potevamo non reagire al mio account principale, che ha le mappe tra i preferiti, ha il codice Callari e ovviamente nasconde qualche skin rara. Oltre a Pesce Secco World Cup, abbiamo anche il primo pacchetto di Twitch, il primo pacchetto a pagamento, Omega con le luci, tutte quante sbloccate, che mi sono state fatte da Trash, ragazzi. Qui accanto vedremo tra poco, e vi dico, è uno dei migliori. Tutte le skin di tutti quanti i pass battaglia dalla season 4 in poi, ragazzi. Singolarità, questa è una delle skin più rare che ho, ragazzi, effettivamente. Perché, come potete vedere, ho tutti quanti gli stili di singolarità. Davvero poche persone hanno tutti gli stili. Poi nemmeno io ho bananita dorata. Non ci credo. Ho fatto miascolo e mi sono fermato a lei. Ok, non mi ricordavo. Non ero un tryhardino in season 2. Ho Don Torsolone, ragazzi, bloccato mangiando un sacco di miele nel torneo della Apple. Qualche icon skin, poche skin shoppate comunque, ragazzi. E per il resto qua null'altro di interessante. Tra i picconi nulla, nulla di speciale. Andiamo a vedere ovviamente gli ombrelli, ragazzi. Sappiamo tutti quanti che sono un tryhardino, quindi ho il fiocco di neve della season 2. Ho anche l'ombrellino tutto quanto nero di John Wick, che è bellissimo. Ho Lot Marat, che come detto è abbastanza raro, ragazzi. E perché mi ha messo sta tipa? Io ma chi li caga? Non ti permettete di mettere un'altra skin, se no pesce secco, ragazzi, qua. E adesso andiamo a vedere nella carriera, ragazzi, quante vittorie ho. È da un po' che non controllo. Io ho... No, no! 1000 vittorie! Ne ho 988, con media eliminazioni 2, medaglia esotica 14.756 partite giocate e 25.502 eliminazioni. Devo un attimo tryhardare, ragazzi, per arrivare qua a 1000 vittorie. E dai, di cui il singolo 103. No, no, ragazzi, devo fare una vittoria e portarla a 104 per forza.
per forza. 210 in coppie, 62 intercetti e 613 in squad. Sono un player da squad, ragazzi. Questo perché mentre registro i video gioco sempre con voi abbonati. Se vuoi giocare con me puoi abbonarti al canale a soli 99 centesimi. Maledetto! Questo qua c'ha banita, è Zorin! Che per chi non lo sa, edita i video e mi ha anche detto, oltre a darmi l'account, che è in ritardo a editare un video. Quindi maledetto, Zorin, ti salvi giusto perché stai giocando a Gaming Box PvP. Ma usare bananita e fare ritardo nell'editing non va bene. Comunque, andiamo a reagire all'account. Comunque, Zorin ha quittato in Season 7, capitolo 2, ragazzi, dove ha shoppato qualcosina. Ok, ha shoppato Lara Croft. Zorin. Ok, si è giocato anche, mamma mia, la Season di Mila, ragazzi. Non so che stavamo in pandemia, ma l'hanno giocato tutti quanti. Non ha la barana d'oro, si è fatto Maya. Mamma che schifo. La Zorin non mi aspettavo nulla di meglio. Non ha nemmeno Brutus dorato. Non ha niente dorato. Zorin, ma Zorin non tryhard, ragazzi. Non va bene, non va bene, Zorin. Non va bene, Zorin. Certo, potevi tryhardare e editare un pochino di più. E poi ha iniziato a giocare in Season 8, capitolo 1, ragazzi. No, oggi non ha manco un piccone fico. Ha il piccone di... Ok, quindi ha visto l'evento di Season 7, ragazzi. Ha visto l'evento di Marshmallow, ma non ha shoppato. Invece la sua prima vittoria è stata... Sì, Season 7, capitolo 1. Lui inizia a giocare in Season 7, capitolo 1, ragazzi. Però ha shoppato la Season dopo, perché c'era il pass gratis. Quindi non ha shoppato una mazza. Non ha shoppato una mazza, è vero. Ovviamente non ha il codice Gallari. Lo mettiamo lo stesso anche se non gioca da 50 anni. E ha 58 vittorie reali e nemmeno 1000 kill. Deludente, deludente, Zorin. Questo account è già top perché guardate dove l'ho trovato. In Gaming Legends Box PvP, non era tra i preferiti, ma chi se ne frega. Reanto, mio cugino, stava giocando alla mappa. Grandissimo. Ovviamente ci avrà tra i preferiti della mappa. La mappa c'ha le ferite. Non ce l'ha, ce l'ha con Goodit. Vabbè, ci sta. Rimediamo. Perfetto. Andiamo a vedere le skin di mio cugino, che è un OG, ragazzi. Giocava già dai tempi OG, quindi sono molto, molto fiducioso. Abbiamo le skin della Season OG Remake. Poi, subito, stagione 3, capitolo 4. Scendiamo, per adesso nulla di interessante. Spider-Gwen. Goku ha shoppato. Molto, molto interessante. Anche lui fan di Dragon Ball, ragazzi. No, nemmeno lui ha la banana dorata. Nemmeno lui ha banana dorata. Non ha finito nemmeno Brutus. Ok, brutto, brutto. A ninja però, ragazzi. Ok, a ninja. Bella skin. Continuiamo a scendere. A cobalto della stagione 7. Interessante. Cervellofilo. Season 4. Ha il mietitore, ragazzi. Mio cugino. OG. Anche il primo pacchetto agente ribelle. Non lo sapevo. E ovviamente ha il leader squadra blu, ragazzi. E lo Skull Trooper. Non lo Skull Trooper di ora, ovviamente. Andiamo a vedere tra i picconi se è qualcosa di figo. Fortunatamente no, c'ha il piccone di ninja, però ninja orsetto. Grande fan di ninja, da quello che stiamo capendo. E ha il fiocco di neve, vittoria stagione 2, ragazzi. A 10 anni già si tryhardava in Season 2. Bellissimo, ragazzi. Abbiamo un bello ombrellino OG di vittoria. E ovviamente il tech di L. Oddio, che fastidio. Ha oscilla, perfetto, ragazzi. Migliori amici, il robot. Bello. Andiamo a vedere le sue statistiche. 103 di una vittoria. Poteva fare 104, ragazzi. Poteva fare 104 vittorie reali. Quasi mi farei una partita qua con una bella win, giusto per portare a 104 vittorie reali. Ok, stava giocando a Gaming Legends, quindi per adesso account migliore di sempre nella storia. Addirittura stelle pass basate su questo account, che è quello di Just Moschillo, che già mi piace. Ha giocato la Gaming Legends Box PvP, ragazzi. Dunque, con lui facciamo le cose al contrario. Partiamo prima a vedere che mappa è tra i preferiti. Nessuna. Ok, già iniziamo malissimo. Ma possiamo rimediare. Ok, ha aggiustato questo. Andiamo adesso nella parte interessante. L'arma di Ett, ragazzi. Abbiamo The Weeknd. Ok, bello. Colpo secco, ragazzi. Questo ombrellino raro, solamente nella modalità di John Wick. Cosa cacchio è questa skin? Non l'ho mai vista. Se si caricasse, non ho mai visto questa skin. Capitolo 2, stagione 6. E capitolo 3, stagione 1. Che cacchio di skin? Allora, comunque, vediamo. Di skin recenti non ne ha tantissime. Si parte subito dal capitolo 2. Ce l'avrà dorata? Lo troviamo uno a banana dorata? No.
Nessuno c'ha la banana dorata. Cioè, non so se magari, non so a che punto ha fatto vedere questa account. Però, ok, ha il percussore sommitale. Dicevo, non so a che punto ha fatto vedere questa account. Se prima di qualcuno ha la banana o dopo. Omega, quindi non ha tante skin. Effettivamente non ha tantissime skin. Però qualcosa di interessante ce l'ha, ragazzi. Ovvero, Omega avrà lo stile completo. Prima andiamo Calamity. Calamity ce l'ha completo, ovviamente. Ma Omega, lo hai completo? No! Nemmeno lo stile 4. Lo stile 5 ha fatto con le luci. Sfigato. Ah, il leader squadra blu. Ok, leader squadra blu, però per il resto nient'altro. Nient'altro. Alla calciatrice, quindi andava. Andava il Just Moschillo ai tempi belli. La sua prima vittoria è stata in Season 2. Ok, OG il ragazzo, signori. Scia blu e ombrellino della vittoria. Season 2, Season 3, Season 4. Quindi non shoppava, ma tryhardava. Poi mi ha detto di andare tra i picconi perché dovrebbe avere un piccone raro. Mi ha detto di andare specificamente tra i picconi. Ha detto la cosa migliore del mio account sta tra i picconi. Quindi andiamo a vedere. Io non vedo. Invece lascia festa Piperita, il Minty, ragazzi. Questa è effettivamente una bella aggiunta. Aveva ragione di andare tra i picconi. Però noi adesso andiamo ovviamente a vedere. Tryhardava nelle season 2, quindi magari ha un po' di win. 215 vittorie, 7500 eliminazioni. Non tantissimo, però ci sta. E non ha il codice Callari, ma porco due, ragazzi. Oddio mio. Eccoci qua nell'account di Trash. Molti di voi me lo ricorderanno per tanti video in cui è apparso, ragazzi. Questo è un account che voglio veramente vedere, perché già il deltaplano molto stiloso. Ma qua nelle skin, ragazzi, vedremo roba assurda. Partiamo dall'alto, facciamo così, ordina per stagione, così andiamo dalla più comune alla più rara. Skin capitolo 5 le abbiamo, ragazzi. Skin Fortnite oggi le abbiamo. Spider-Man 2099, molto interessante. Poi qui c'è un bel salto. Qualche skin del capitolo 4, non tutte. Si va subito al capitolo 3, ragazzi, dove non è che ha giocato tantissimo. Queste qua di Balenciaga non so se sono rare, però non credo di averle viste molto in giro, ragazzi. Anche questa skin è fighissima. Eccolo qua, ragazzi, Astro Jack. Non ha Travis Scott, ma ha Astro Jack, che comunque sono rari. Entrambi uscite insieme, se non scomparsi dallo shop insieme. Non so perché non ha shoppato Travis Scott, però ha shoppato solamente Astro Jack, ragazzi. Comunque top skin. Questa è una sua skin main per un bel po' di tempo. L'ha usata un bel po' di volte anche questa skin. Anche questa skin, ragazzi, qua. Sicuramente in qualche video è apparso con queste skin. A Iris è una skin rara perché faceva parte di un pacchetto, quindi non tornerà mai più. Ma continuiamo a scendere, ragazzi. Bananita gente. Bene, gente, vediamo a che posto, quanto ce l'ha. Non lo ha nemmeno sbloccato oro. Ok, vediamo Maya come l'ha fatta. Figa ci sta. Voglio vedere le prime skin oro. Ok, Brutus ha tutto dorato. Il pelatone. E invece, ok, si è fermato a Miascola la testa. Quindi non abbiamo tagliato tantissimo nella stagione 2 del capitolo 2. Scendiamo, skin. Eccola qua, Bandito Psycho. Stagione X, anche questa qua skin esclusiva con il gioco Borderlands. Molto bella. A Black Widow. Ha avuto una delle skin più rare del gioco. Ragazzi, mamma mia, questo account è pieno zeppo. Questa skin è stata rarissima per un po' di tempo, è uscita poco tempo fa, è tornata, ma è stata una delle skin più rare di Fortnite per un po'. A Marshmallow, ovviamente, a Aura, a Lusso, ragazzi. Qua si inizia a tornare nel capitolo 1 dove si tryhardava un botto, ragazzi. Ecco qua, percussore sommitale, ragazzi. Molto rara come skin, sempre di un pacchetto. Andiamo qua. Omega, ragazzi. Ovviamente non so se ho fatto vedere l'account mio prima, però luci di Omega tutte sbloccate al massimo. È stato lui a sbloccare le mie luci sul mio account, quindi lui è l'unica persona ad avere due Omega maxati, ragazzi. Abbiamo Vertex. Ok, non ha... eccolo qua, compagno di volo. No, quindi questa... mi sono sbagliato, non so se l'ho detto in futuro o in avanti. Questo è il terzo pacchetto della storia di Fortnite. Questo qua è il secondo, compagno di volo, è vero. Pacchetto fondatore, il mietitore, ragazzi. Prima skin di Twitch, eccola qua. Secondo bundle di Twitch. Questo account è insano, ragazzi. Leader squadra rosa, leader del salva il mondo. Skin della season 3, primo pacchetto della storia di Fortnite. Primo pacchetto di Twitch, primo pacchetto PlayStation. Il cavaliere nero, ragazzi. Lo Skull Trooper, che ha anche lo stile... non ha lo stile viola, sfortunatamente. Scudiero blu, Wukong,
interruttore, la sua prima skin è stata questa qua, ragazzi. Ma guardate qua, quanta roba. OG. Ovviamente, ragazzi, il serpente, la spazzolata, tutte le cose più OG di sempre. Però non è questo il top di questo account, ragazzi. Da voi vediamo qualcosa che hanno veramente pochissime persone. Andiamo a fare il controllo delle mappe, ragazzi. Vediamo se almeno tre esce, le ha messe tutte e due. Eccolo qua, ragazzi. Preferita, gaming box PvP. Ma non c'è Mimu. No. Non è tra le preferite, meme 1v1. Che mi combini, Trash? Ok, andiamo nel negozio oggetti. Ce l'ha? Ce l'ha il codice, let's go. Ok ragazzi, sempre top Trash. Aveva fatto quasi perfetto. Se aveva pure la mappa sarebbe stato ancora meglio. Andiamo in carriera, ragazzi. Qua i numeri sono sempre belli importanti. 767 vittorie reali, ragazzi, con quasi 13.000 eliminazioni e 9.000 partite giocate. Ma come detto, la cosa più rara di questo account, ragazzi, è il banner di Paragon. Lui è il banner di Paragon, ragazzi. Questo banner ce l'hanno forse un migliaio di persone e basta. Rarissimissimo, ragazzi. Non lo sta nemmeno usando. Non so come fa. Non lo sta nemmeno usando. Non mi ricordo che skin aveva, ragazzi. Oh mio Dio. Sì, aveva questa. Voglio lasciare l'account pulito come l'ho trovato. Appena riscattiamo questa macchina, andremo a reagire all'account dell'ex pro player che giocò la Gillette Cup con Bibo Player e fa parte dei totem, ragazzi. Ok, andiamo a fare riscatta e vediamo quali segreti nasconde questo account. Prima di tutto sta dando una skin del capitolo 2, ragazzi. Andiamo nell'armadietto. Abbiamo un bel po' di cose. Ascia festa piperita! Così me la mandi, il Minty. Abbiamo un altro account col Minty, ragazzi. Molto, molto raro. Partiamo dalle skin, ovviamente. Abbiamo zero skin oltre la season 1 nel capitolo 4. Quindi acquittato l'anno scorso, ragazzi. Abbiamo l'Eraldo. Continuiamo a scendere. Ezio Auditore. Bello, bello, ragazzi. Lei è interessante come skin. Quindi gli piace il vibe Minty maledetto. Che... madonna mia. Pensavo la Renegade vera. Un secondo. Cosa ha? Travis Scott. Eccolo qua. It's late. Il pacchetto Iris, ragazzi, come detto, sempre un po' raro. Vediamo. Ce l'avrà duro? Ce l'avrà la banana d'oro? Non ce l'ha. C'ha Brutus? Non ha finito nemmeno Brutus. Gli manca il pinino di Brutus. Ok. Ha pesce secco, ovviamente. Vediamo se ha però lo stile quello interessante. Non ha pesce secco World Cup. Ma hai qualche standardo raro? No. Ok, non ho idea di che standardo sia questo qua, che me lo dice speciale, però non ha standardi rari. Andiamo a fare il controllo mappe, anche se ovviamente non posso mettergli mappe tra i preferiti. Non voglio toccargli l'account, me l'ha passato solo per questo video, ovviamente. Non ha mappe. E cosa ancora più importante? Non ha nemmeno il codice. Ma possiamo andare a vedere le sue statistiche. 470 vittorie con quasi 10.000 eliminazioni. Come detto, è stato proprio per un breve periodo di tempo, però lo è stato ed è stato un account molto molto interessante. Iscriviti, ciao.